San Saba, il gioiello che non splende più. Il più vecchio dei quartieri di case popolari di Roma, un pezzo della storia della città, fatto dalle famiglie che ancora ci abitano, viene sempre presentato come il gioiello dell'ATER, l'azienda regionale di edilizia residenziale. Ma è tutto falso. Le immagini che scorrono mostrano la verità. Infissi cadenti o addirittura assenti, vani scale degradati, impianti elettrici a rischio, muri crollati. Loculi, primo Novecento, al posto di finestre del bagno. Case che si tengono in piedi solo grazie all'intervento degli inquilini, che negli anni a loro spese hanno messo i termosifoni, fatto i bagni, messi gli infissi, rifatti gli impianti elettrici, sistemato solai e pavimenti, messo l'acqua corrente e tolto i cassoni. Ebbene, ora finalmente tutte le opposizioni pregiudiziali alla vendita sono venute meno. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la Giunta a vendere le case di San Saba. L'ATER faccia ora un piano vendita e si stabilisca un prezzo equo e accessibile alle tasche degli inquilini delle case popolari. Chi vuole comprare, compra. Chi non vuole comprare, resta. Mettiamo davvero fine a questa vicenda che va avanti dal 59. È arrivata l'ora.